Benvenuti, sono Pari degli Ampi Rosati e questo è Musica d'Autori, un programma realizzato da un appassionato di musica alla ricerca di punti di incontro inaspettati tra due canzoni di epoche e generi diversi. Da cosa partiremo? Partiremo da un verso, da un suono, da tutto ciò che possa testimoniare che l'ispirazione può partire da una stessa idea per poi evolvere in modi totalmente diversi. Naturalmente faremo tutto questo senza dimenticare l'obiettivo principale, scoprire bella musica. Oggi parlerò di Anastasio e Franco Battiato. Cosa lega questi due artisti all'apparenza così diversi? Scopriamolo subito! Aria di rivoluzione. Questo brano è contenuto nel terzo disco del cosiddetto periodo sperimentale di Franco Battiato. Il disco, intitolato Sulle corde di Aries, ha in comune con i precedenti, Fetus e Pollution, un tappeto musicale costruito principalmente con il sintetizzatore VCS3. Utilizzato anche da Pink Floyd in quegli anni. L'album è stato prodotto da Pino Massara ed è stato pubblicato dalla BlaBla, dello stesso Massara. È davvero difficile definire con precisione il genere della composizione a chi voglia approcciarsi all'ascolto. L'atmosfera, insieme al cantato, ricordano maggiormente il krautrock rispetto al rock progressivo italiano europeo. La voce dell'artista, infatti, è pesantemente modificata, quasi a voler mettere in risalto il suono rispetto al testo. Testo che però contiene diversi passaggi evocativi, come ad esempio: ho già sentito aria di rivoluzione, ho già sentito gridare chi andrà alla fucilazione. Rosso di rabbia. Questo è il titolo della canzone con la quale Anastasio esordisce al Festival di Sanremo, utilizzando sonorità poco coerenti rispetto a quelle che dominano le classifiche odierne. Infatti, non troviamo una batteria elettronica a sostenere i suoi versi aggressivi, ma delle chitarre elettriche che rendono ancora più incisiva la sua interpretazione. Inaspettatamente, il ritornello riesce però a mantenere la stessa carica, risultando trascinante e liberatorio. Il brano, contenuto nel suo primo album Atto Zero, in uscita nel 2020 per la Sony, è stato prodotto da Stabber, produttore abruzzese che ha sempre basato il suo stile su sonorità elettroniche sperimentali e campionamenti distorti e imprevedibili. Personalmente vi consiglio l'ascolto di Artificial Kid, disco realizzato nel 2009 insieme a Danno del Colle del Fomento e DJ Crime, in cui viene narrata in versi e musica una storia distopica. L'originalità del disco è data anche dal fatto di avere tra i riferimenti principali sonorità vicine alla scena rap più sperimentale dei primi anni 2000, il P The Run the Jewels su tutti, rispetto ad altri artisti americani più canonici. Sicuramente troverete all'interno di questo disco più di un richiamo a ciò che ha portato oggi a Rosso di rabbia. Una parte del testo che trovo rappresentativa del brano è questa. Ma dimmi, come posso io, che sono una bomba orologeria, sentire fermarsi quel ticchettio? Se muore la minaccia, muore pure la magia. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio nel tempo. Ma cosa hanno in comune queste due composizioni e questi due artisti? La rivoluzione è un movimento organizzato e violento col quale si instaura un nuovo ordine sociale o politico. È possibile partire da questa definizione per capire come questo concetto possa passare attraverso una tastiera, un microfono o una chitarra elettrica, restando sempre incisivo e fortemente destabilizzante. La rivoluzione passa anche attraverso la musica. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Musica d'Autori. Spero vi sia piaciuta e di ritrovarvi di nuovo sulle stesse frequenze o sullo stesso dispositivo. Per rimanere aggiornati potete seguirmi sulle mie pagine social, mi trovate praticamente ovunque come Young Paride. Fatemi sapere quali pezzi vorreste fossero confrontati nella prossima puntata. Trovate anche la playlist ufficiale su tutti i servizi di streaming musicale, con la puntata e le canzoni trattate, in modo da potervi fare una vostra idea riguardo ciò di cui abbiamo parlato. Naturalmente, ogni consiglio è ben accetto, e non dimenticate di iscrivervi al podcast. A presto!